Ma capito, Tottarelli, 30 anni sono serviti soltanto a dire che la colpa erano di quelli di 30 anni prima. No, Senatore io guardo. Tottarelli, senatore Tottarelli, io so la reputazione del Fondo Monetario Internazionale, che in realtà è a tutela del denaro e non delle esigenze delle popolazioni, ma ne parleremo in un'altra occasione. Guardate, Ne parleremo in un'altra occasione. se siete disponibili a gennaio, quando si riprende, facciamo una Ma puntata su le voglio fare solo una battuta su una questione che sta all'ordine del giorno. Hanno fatto Belloccio ha fatto esterno notte. Siamo nella narrazione per la quale Allora, solo un istante perché vi state sovrapponendo. Allora, Pomicino concluda, poi voglio Cottarelli dire, replica. la narrazione, io ho scritto l'ultimo libro, Il Grande Inganno, perché in realtà elenco tutta la narrazione falsa. L'ultima delle cose fatta da Marco Bellocchio, un grande autorevole regista, per cui hanno ucciso il presidente della Democrazia Cristiana. Gli assassini, secondo la narrazione, ci possono essere i democristiani. Cioè, e siamo davanti alle follie da 24 anni, da 28 anni a questa parte. C'è la narrazione falsa di una parte rilevante No, della stampa italiana. Tutto qua. Poi diciamo la ne verità, parleremo nel dettaglio. non si può dire che il debito pubblico sia triplicato in No, non è euro. triplicato. Il Io manderò a punto Ferrara i numeri è la esatti dalla Banca d'Italia, vediamo. Prego, prego, Cottarelli. parlare. Il debito si misura rispetto alla dimensione dell'economia. È ovvio che in 20 anni, in 30 anni, il debito cresce, ma eravamo al 124% del PIL nel 92. E l'abbiamo tenuto prima della crisi del Covid al 135. Il grosso problema è stato creato negli anni 70 e negli anni 90, negli anni 80. È inutile guardare i dati in miliardi, c'era l'inflazione, sono scoppiati l'inflazione. È un Evviva, errore evviva. proprio di tutto. Detto questo, sulla questione del Fondo Monetario, io adesso scherzosamente dico al presidente Pomicino di non parlare come fosse Che Guevara, perché non è Che No, Guevara. ma non sono Che Guevara, io sono Grazie. senatore Rottorelli. In Parlamento europeo ci fu una riunione, è vero, con il Fondo Monetario Internazionale. Quello che ho sentito da parte dei grandi parlamentari europei nei riguardi del Fondo Monetario Internazionale, e peraltro lei lo ricorderà, quello che è successo nella seconda metà degli anni 90 nel Medio Oriente, scusi, in alcuni paesi dell'Oriente nei riguardi della fuga dei capitali del Fondo Monetario Internazionale, ma di questo ne parleremo in altro momento.